Questo programma è offerto da Auto Puglia, concessionaria Peugeot, via Zipitelli 2, Bari. Leone d'Oro, birrificio del Levante. Università LUM, Jean Monnet. Matteo Contini, alla fine lo possiamo dire, quanto ha influito la tua volontà di tornare a Bari? Diciamo tanto, perché mi sono trovato benissimo con l'allenatore, con la città, col presidente e tutti i componenti del club. Ha influito tanto la condivisione della scelta con mia moglie, che abbiamo deciso assieme di buttarci ancora qua a Bari. E sicuramente ha inciso anche l'ex direttore sportivo che c'era prima, Antonelli, perché comunque fin quando anche non ha lasciato l'incarico mi cercava e quindi sapevo che ero ben voluto. Soprattutto la decisione di mia moglie perché diciamo che mi manca pochi anni a terminare di giocare, quindi ci siamo regalati questo anno, speriamo importante. A proposito di età, allora lo possiamo dire, magari con un tuo compagno di squadra quale Gemiti si prospetta una difesa più di esperienza per questo nuovo Bari? Ma questo serve soprattutto sia esperienza, sia freschezza, sia gioventù, serve tutto. Sicuramente ci sarà spazio sicuramente per tutti e penso che speriamo dove non arriva l'esperienza arriva la freschezza e magari viceversa, così sarebbe un compensarsi. Per quanto riguarda la situazione con l'Atalanta, la tua si è risolta. Hai sentito De Luca in questo periodo? No, non ho sentito nessuno, quindi non so, anche perché io a Bergamo non mi sono mai presentato, quindi non saprei dire niente. Hai avuto modo di scambiare già qualche parola con mister Nicola? Sì, ci siamo scambiati oltre il rivederci, che è stato un piacere, mi ha fatto solo una domanda, neanche più una domanda significativa, se avevo voglia ancora di mettermi a disposizione come avevo fatto l'anno scorso, e gli ho detto che non c'era nessun problema. Quindi sono un professionista, quindi lavorerò per dare il contributo che posso dare per questa squadra. Cosa mi ha insegnato lo scorso anno anche in vista di questa stagione che vi apprestate comunque ad affrontare ancora da protagonista? Beh, sicuramente che non servono proclami, ma servono soprattutto fatti sul campo. E quindi cambiare Serie B è difficilissimo e non bisogna mai dare niente per scontato, perché in Serie B, abbiamo l'esempio l'anno scorso, tutto può succedere. Sicuramente sappiamo che dobbiamo stare concentrati dall'inizio, negli allenamenti, seguire il mister in quello che vuole, in quello che ci chiede e poi stare zitti e pedalare.